Il Pescara cerca concretezza in attacco, la più che buona prova con l'Inter ha messo infatti in evidenza, così come era accaduto anche al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la scarsa vena realizzativa dei biancazzurri, tanto gioco, tante occasioni da rete, portieri avversari sempre migliori in campo, ma pochi gol all'attivo. Questo è il problema che ha negato al Pescara di conquistare un risultato positivo, tra l'altro meritatissimo, contro i nerazzurri. Oddo chiede più precisione in avanti alla sua squadra che anche nella gara di domenica scorsa ha mancato numerose occasioni davanti all'ottimo Handanovic. Per questo è probabile che il trainer adriatico decida di cambiare qualcosa in avanti. Questo significherebbe schierare una punta di ruolo come vertice avanzato del 4-3-2-1. Payback lo scalpitante Manai. Per una maglia da titolare lottano il francese e il 19enne albanese con Caprari che tornerebbe sulla tre quarti e Verre a centrocampo. Solo ipotesi alla vigilia di una gara, quella dell'Olimpico contro la Lazio, che vedrà i biancazzurri in cerca di conferme sul piano del gioco ma anche e soprattutto di punti. Le due gare in quattro giorni con il turno infrasettimanale successivo che vedrà il Pescara ospitare allo Stadio Adriatico il Torino potrebbero far decidere a Massimo Oddo di attuare un mini turnover da rivedere all'Opera Aquilani dopo lo spezzone di gara non certo entusiasmante di domenica sera con l'Internazionale contro la squadra di Lotito. Per il 32enne centrocampista ex Roma tirerà aria di derby, già in vendita i biglietti per i tifosi biancazzurri che seguiranno numerosi nella capitale il Pescara. Quella con la Lazio non è una partita come le altre. Però con queste prestazioni il Pescara potrà fare il risultato già dalle prossime gare, perché no ad iniziare da sabato prossimo all'Olimpico con la Lazio? Il sabato ci avremo una grande partita in un bel stadio, come ti dico, oggi c'è un rammarico in bocca e andiamo a casa tutti male, però come ti dico, noi abbiamo un obiettivo chiaro davanti e il sabato c'è un'altra opportunità, vediamo che possiamo fare.